Secondo un commentatore reale, la spinta del Prince William a puntare i riflettori sui senzatetto è uno spaccato della visione del duca per il futuro della monarchia. La commentatrice reale Sarah Hewson ha suggerito che il lavoro di senzatetto del principe William è una scoperta della sua visione di come la famiglia reale britannica potrebbe correre in futuro. Quando il duca di Cambridge compie 40 anni, la signora Hewson crede che il principe William guarderà indietro, rifletterà e guarderà avanti a cosa diventerà la sua vita, la signora Hewson ha detto a Talk TV. Mentre guarda indietro, riflette e guarda avanti a cosa diventerà la sua vita, nell'immediato, c'è una mossa sulle carte, il trasferimento dall'appartamento 1 a qui a Kensington Palace al cottage di Windsor Adelaide che dovrebbe essere la nuova casa per la famiglia Cambridge. Nuove scuole per George, Charlotte e Louis che sono stati fotografati in una nuova immagine rilasciata ieri in occasione della festa del papà. Per quanto riguarda William, lo stiamo vedendo assumere un ruolo sempre più importante all'interno della famiglia reale, si è fatto avanti e si è assunto maggiori responsabilità per conto della regina. Ha affermato la sua autorità quando si tratta del duca di York. Ha parlato di questioni che contano per lui, vale a dire l'ambiente e i senzatetto, e ha riconosciuto quando le cose non sono andate bene, in particolare quel tour dei Caraibi. Quindi penso che quello che stiamo ottenendo è un'idea della sua visione per il futuro della monarchia e di come si comporterà come futuro principe di Galles e un giorno re. Il principe William. Secondo in linea di successione al trono britannico, è stato avvistato all'inizio di giugno in piedi in una Westminster Street come venditore del Big Issue, che viene venduto dai senzatetto in Gran Bretagna come mezzo per guadagnare denaro. Avevo 11 anni quando ho visitato per la prima volta un rifugio per senzatetto con mia madre, che nel suo stile inimitabile era determinata a far luce su un problema trascurato e incompreso, ha scritto il principe William nell'ultimo numero della rivista datato lunedì. Thank you.